Qui il Reno ha rotto l'argine ed è andato giù verso la campagna, interessando anche, lo diciamo prima, l'abitato di Argelato. Il sindaco, soprattutto ieri sera, questa notte, ha lanciato un appello dicendo che erano senza luce e senza acqua. La situazione sta migliorando e in qualche modo, chiediamo a Claudio Miccoli, che è un geologo ed è colui che dirige i lavori idraulici in questa zona, perché è normale che l'acqua, non è giusto dire l'ondata della piena, che insomma il deflusso di questa rottura dell'argine passi anche per i comuni vicini? Beh sì, il discorso è quello del deflusso verso le aree più basse e quindi l'acqua uscita dalla rotta è andata verso Argelato. Fortunatamente c'è stato un passaggio nel disagio generale abbastanza veloce, anche perché abbiamo attivato questa sinergia con il consorzio della Renana, il canale Emiliano-Romagnolo, e siamo riusciti a deviare dai 20-30 metri cubi al secondo dentro il nostro cavo napoleonico e quindi a scaricarli un po'. Ecco, per i non tecnici speriamo che 20-30 metri cubi al secondo è una quantità di quanto superiore al normale? Un deflusso di un canale di bonifica è un canale grossissimo, quindi qui avevamo una portata in uscita della rotta superiore, man mano si è abbassata, quindi da un deficit siamo andati a un surplus e quindi siamo riusciti a velocizzare l'uscita delle acque dalle campagne. Ecco, dal punto di vista appunto dei disagi alla popolazione ci sono ancora, ci sono delle case allagate, i primi piani allagati nel comune di Argelato, ma l'allarme, quello di questa notte, che ha visto anche l'intervento dei vigili del fuoco, sta rientrando. Altri aggiornamenti più tardi, la linea può tornare allo studio.